Siamo con Rosanna Caruso di Caruso e Minini e ci vuole spiegare il progetto Caruso e Minini in collaborazione con Laboratorio Zanzara, che tipo di finalità ha? Allora, questo è un progetto che si chiude quest'anno, ovviamente ha un passato alle spalle. Abbiamo iniziato lo scorso anno con una nuova veste, in generale progetto, una nuova filosofia aziendale. Il Laboratorio Zanzara è una onlus che collabora con ragazzi che hanno delle difficoltà psicomotorie, e abbiamo fatto questo progetto di inclusione, quindi praticamente i ragazzi hanno preso gli elementi caratterizzanti del nostro entourage. Qui per esempio abbiamo il frappo, il fenicottero rosa della riserva dello Stagnone, abbiamo anche elementi flora, fauna, i cumuli di sale delle nostre saline, e li hanno fatti propri, quindi un nuovo messaggio proprio di sostenibilità a 360 gradi, non solo una sostenibilità energetica e ambientale, ma anche sociale. Le vostre etichette quindi mostrano uno spaccato della biodiversità siciliana. Cosa volete comunicare e qual è il vostro messaggio preciso, sia dal punto di vista vitivinicolo che dal punto di vista anche sociale? Il messaggio intanto principale è il territorio, perché l'idea di questo progetto è non solo veicolare un semplice prodotto, ma rappresentare tutta la nostra area geografica, che è ovviamente un'area meravigliosa e che vogliamo tanto promuovere anche con questa tipologia di attività. E ovviamente l'attenzione al sociale è un'attenzione che diventa obbligatoria. Siamo sempre più ci dirigiamo sempre più verso un approccio sostenibile anche in campagna, con una conversione dei vigneti quasi tutti in bio, utilizzo di energia pulita, quindi è proprio un cerchio che si chiude anche con questa tipologia di collaborazione. E infine, quindi, integrazione, sostenibilità e la ricetta sono degli ingredienti per la ricetta del vino del futuro? Sì, direi che sono sicuramente il punto d'inizio. Non ci vogliamo fermare, abbiamo tantissime idee ancora in canna, però è sicuramente una nuova chiave di lettura. Nell'ambito del sociale, parlaci del progetto Marisaleo che state patrocinando come Caruso e Minini. Il progetto innanzitutto ci tengo a specificare che nasce da un panel di aziende, quindi nasce dall'Associazione Donne del Vino, di cui Marisa faceva parte. È un progetto che nasce con uno scopo sociale, una no profit, per poter aiutare in particolare le famiglie, soprattutto i figli, vittime di femminicidio. Quindi è un'attenzione che appunto le donne del vino hanno voluto dare proprio per questo vissuto tragico che abbiamo vissuto in prima linea. Affinché non succeda più. Assolutamente.